Allora, bentornati amici in visione e in ascolto e bentornati in compagnia di Marina Bianchi, che ringraziamo di aver trovato il tempo di esserci venuta a trovare, malgrado la regia incombente. Stiamo registrando dalle 2 alle 3, direbbero le allegre comari di Windsor, in fase ancora di prove. E io avrei subito una domanda, sono le mie domande un po' infantili che ho sempre io da fare, ma quando si dice una regia ripresa, che è un classico, qui si dice ripresa, sì, da Luca Ronconi. Il regista cos'è? Diventa una vestale che deve stare attento a rispettare il pensiero e l'idea di chi ha fatto la regia? Oppure è un punto di partenza, ma per esempio il materiale umano è sicuramente diverso da volta a volta, quindi fa il regista comunque anche? Diciamo che è diventato nel tempo un mestiere, perché gli allestimenti hanno un costo e sono anche spesso coproduzioni, per cui un allestimento di successo vive 10, 20, anche 30 anni. Io a volte riprendo ancora, non so, La Traviata di Liliana Cavani, che era del 1990, quindi insomma. L'idea originale, almeno per quanto mi riguarda, è assolutamente il punto di partenza. Però quando tu fai la ripresa di qualcosa che hai seguito nella sua prima stesura, nella sua prima messa in scena, ovviamente sai che molta parte di quel materiale derivava dall'incontro tra l'idea del regista e l'interprete. Quindi è ovvio che chi riprende deve avere l'accortezza, la sensibilità e anche il coraggio di trovare delle soluzioni che siano adatte. Io ho avuto, ad esempio, per Falstaff ho avuto artisti diversi. Ho cominciato con l'edizione di Strehler, in cui c'era un giovane Juan Pons che aveva 35 anni ed è stato trasformato in quasi 2 mesi di prova in un signore anziano e decaduto, un nobile decaduto. Poi anni dopo Ambrogio Maestri fu da me, insieme con Maryse Flash, collaboratrice di Strehler, storica per i movimenti, che è stato poi l'insegnante di mimo di una generazione di attori italiani. Ci incontrammo un intero inverno, una volta al mese, in una sala a ballo in teatro, per creare il personaggio. Qui a Genova, in un allestimento che è un allestimento estremamente rigoroso nel suo impianto, diciamo, scenico, di macchineria teatrale. È molto riconoscibile. Molto riconoscibile, un segno ronconiano, proprio l'estremo virtuosismo dell'intelligenza, potrei dire. Però lo spazio è vuoto. È uno spazio vuoto che viene riempito dagli attori, e quindi gli attori cantanti sono una parte fondamentale, ed è uno spettacolo difficile perché ha degli equilibri molto delicati. E qui, ad esempio, io ho un artista come Carlos Alvarez, che è debuttante nel ruolo, che debutta nel ruolo, e quindi ha in qualche modo scelto di incontrare questo personaggio in questa regia, che secondo me lascia proprio libertà di trovare il suo Falstaff. È quello che stiamo facendo, divertendoci moltissimo, perché per me è il bello del mio lavoro. Stiamo cercando il suo Falstaff, quello che diventerà sempre di più il Falstaff di Alvarez, mentre Alberto Mastromarino ha già, diciamo, più l'anzianità, il physique du rôle del personaggio, quindi ha delle facilitazioni. Certo. Mentre per Carlos è un incontro con un personaggio al quale lui dedica la maturità della sua carriera, e questo è molto interessante, perché la ricerca è trovare questo vecchio ubriacone, però ancora melanconico, dolce, un ex nobile con un linguaggio aulico, con un portamento elegante, dentro delle condizioni buffe. Lui si trova in incontri amorosi con queste comari, si trova buttato in una cesta con i panni sporchi, insomma delle situazioni, sempre si trova maltrattato in una festa macabra nel finale, quindi passa tutta la storia della disillusione e della vecchiaia, e però dell'amore, che è un po' il tema di Falstaff. Sì, e ricordiamo, fra l'altro, a monte c'è Shakespeare, comunque, voglio dire, qui ci abbiamo sempre... Sì, c'è Shakespeare, c'è anche Boito, che io trovo che il libretto sia
meraviglioso, cioè più lo ascolti, più a volte quando qualcuno del cast si ammala, cosa che capita, ti trovi a dover sostituire, quindi magari c'è qualcuno, un assistente alla regia, un mimo che sostituisce, e allora ti accorgi della parte che manca, quindi la vai a leggere. Le parole sono... È incredibile, proprio già letta diventa... Assolutamente, quindi abbiamo questo, abbiamo Shakespeare, abbiamo Boito e... Abbiamo Verdi, poi... Un uomo di teatro, Assolutamente, Verdi oltretutto anziano, secondo me Verdi in Falstaff si è permesso di fare qualcosa che aveva voglia di fare, cioè non era più qualcosa che doveva fare, ma ci si è proprio divertito. Io lessi le lettere che si scambiava, in cui appunto parlava di questo personaggio, a volte diceva è lì che mi aspetta, per adesso non ce l'ho ancora, oppure sì, questa cosa funziona molto bene, mi hai mandato dell'ottimo materiale, quindi si sente il fatto che non doveva più dimostrare niente a nessuno. Quello no. Anzi, gli era rimasto forse in un angolo del cervello il fatto che l'ultima opera comica era stato un autentico disastro, e anche perché era un periodo non proprio felicissimo della sua vita, per cui sembra quasi questo riscatto finale, esco di scena con un'opera comica, e che opera comica, perché poi è riduttivo chiamarla opera sì, comica, infatti, musicalmente sì, sembra si è aperto il Novecento davvero. Assolutamente, infatti c'è questa cosa che si dice che è l'opera più teatrale di Verdi, perché anche diciamo i personaggi sono molto caratterizzati, e le arie appartengono solo nell'ultima scena ai due personaggi amorosi, diciamo sì, i due giovani. Gli altri invece, anche lo stesso Falstaff, comincia un tema e poi lo lascia, è come se non avesse più il bisogno di svolgere fino in fondo un compito, ma è qualcosa di sempre di accennato che lascia all'ascoltatore un brivido, e poi dopo cambia subito atmosfera, insomma, e questo è molto interessante. Sì, che viene quasi da dire che peccato, aveva quasi 90 anni, ma che Verdi da quel momento in poi chissà cosa avrebbe potuto fare, no? In realtà poi siamo nel febbraio del 1893 e c'è una specie di staffetta, no? Perché andò in scena la prima il 9 febbraio sì, Falstaff. E il primo era andato in scena, ma non di Puccini, quindi c'è stata una specie di... Io l'ho sempre visto quell'anno come uno scambio di testimone, no? Se io sono arrivato fin qui, vai avanti. Ora continua tu, potrebbe essere. Sì, secondo me questo è vero. E poi devo dire, questa edizione di Luca Ronconi, cioè il fatto che è il suo testamento, diciamo, lirico per certo. Luca Ronconi è stata l'ultima opera che lui ha fatto veramente fino in fondo, perché c'è stata poi una Lucia di Lammermoor a Roma, ma è morto prima di mandarla in scena. A Firenze l'aveva fatta. Sì, ma l'ultimissima era tipo 2 anni fa, quando è morto, stava preparando con Ugo Tessitore, Margherita Palli, mi sembra fosse la scenografa, però quella lui non l'ha provata, sì, cioè sì. C'era tutto il materiale preparatorio. Però non era la sua, diciamo. No, infatti ha anche sofferto un po' probabilmente di questa cosa. Questa invece l'ha provata in un modo speciale, perché è stata provata per un mese buono, che sono tempi che ormai si trovano raramente, nel teatro lirico, a Bari, quindi un teatro diciamo del... periferico tra virgolette, nel senso che è un teatro tranquillo, avevamo un teatro di prova completamente svuotato, che adesso credo che sarà stato ristrutturato e adesso fanno mostro. L'hanno che destinato dava, ad altro. Il vecchio teatro Margherita si chiamava casualmente, ed era sul mare, per cui noi provavamo e poi andavamo, lui andava in camerino a riposarsi e dal camerino vedeva esattamente il mare, perché una parte del teatro era dentro il mare, perché non aveva avuto le licenze e allora l'avevano costruito su palafitte e quindi questo periodo è stato un periodo in cui lui ha provato come una vecchia compagnia di comici. Lui era anziano e malato, faceva Falstaff, che è l'ultima opera, sì, certo, di Verdi, quindi una serie di coincidenze, devo dire, una specie di morte a Venezia molto, molto fortunata, secondo me è stato una bella lascito, ecco, io mi sento molto felice di poterlo, certo, continuare a farlo rivivere, perché è uno spettacolo molto grande, è molto interessante. Noi siamo in estrema
Carlos Alvarez, di cui parlavamo prima, è un autentico, chi lo conosce lo sa, signore della scena, è un signore nella vita, voglio dire, veramente un idalgo, questo signore spagnolo, e qui fra l'altro ha debuttato qui al Carlo Felice Iago, per esempio. Ogni tanto lui trova il modo di andare a debuttare in maturità delle cose, per cui siamo molto, molto in ansia, molto contenti di vedere questo. Sì. Una domanda classica è: l'altro comandante del vapore va tutto bene con Andrea Battistoni, che è il direttore? Esatto. No, è per Bacco, ma qui stiamo parlando con 4 gradi fuori dallo studio e pochi di più dentro. Sì, se poi ci fosse un pochino d'acqua, volentieri. Ma penso che ce la procureremo sicuramente, al di là che possiamo anche interrompere un attimo e riprendere perché... Andrea Battistoni è un direttore che ho già conosciuto. Ecco, avete già lavorato insieme. Abbiamo già lavorato insieme ed è stato molto interessante perché, vabbè, era qualche anno fa. Cos'era? Era Nozze di Figaro alla Scala. Lui forse debuttava nella direzione di Nozze di Figaro e quello era la vecchia edizione storica di Strehler, molto affascinante, uno spettacolo che 2 anni fa ho ripreso a Roma e ha fatto il tutto esaurito per 14 recite, cioè uno spettacolo, diciamo, il teatro classico. Strehler, cioè voglio dire, non c'è bisogno di Strehler, Ronconi, i due grandi maestri. Stiamo parlando di giganti, esatto, qui, cioè anche, insomma, è bello impegnativo riprendere cose. Sì, infatti, proprio molto, molto forte, un'esperienza forte. E lì ricordo Battistoni che abbiamo fatto tutte le prove assieme perché era importante per lui sapere i cantanti quanto avevano da fare e da sviluppare nei personaggi, nella parte teatrale, e ogni tanto si girava verso di me e diceva: ah, adesso ho capito questa cosa perché è fatta così, perché ha scoperto che tutto quello che negli anni lui aveva visto di Nozze di Figaro fatto da registi successivi proveniva da quell'archetipo. C'erano le tracce, erano, tra l'altro è giovane adesso, Andrea Battistoni sarebbe stato molto più giovane. Sì, anche più giovane, quindi sì, era stupefatto. Sì, da ma questa... era proprio, poi quando è sul podio c'è, cioè, il piglio di Toscanini invece. Sì, cioè, ha un'energia... Invecchia improvvisamente. Sì, un'energia, sì, molto strana, vero? Dunque, a questo punto noi dobbiamo trovare solo il tempo di, uno, ringraziare assolutamente Marina Bianchi per essere stata qui con noi. Non abbiamo la locandina che di solito noi facciamo firmare, ma ce la procureremo in futuro perché abbiamo cominciato l'intervento, siamo troppo in anticipo. Sì, rispetto, sì, sì, beh, al anche solito. Perché fra pochi minuti comincia una prova del secondo atto. Bisogna andare a vedere scena. Che cosa succede in sala. Quindi grazie mille e in bocca al lupo. Grazie, Crepi.